Allora, direi che possiamo iniziare. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo nostro secondo appuntamento webinar del progetto Mediazioni. Mediazioni è un progetto mantovano nell'ambito della giustizia riparativa che è finanziato, trova il sostegno economico e il supporto da parte di Regione Lombardia con il Fondo Sociale Europeo e che ci sta dando la possibilità di lavorare con interventi diretti con l'utenza penale e non solo, anche con la comunità attraverso azioni di sensibilizzazione. Per diffondere cultura sulla giustizia e in particolare sulla giustizia riparativa. Perché il perché del tema di oggi, quindi sulla certezza della pena o incertezza, come l'abbiamo provocatoriamente indicato nel titolo dell'evento, diciamo, siamo stati sollecitati al termine del precedente incontro da alcuni fruitori dell'incontro a approfondire questo tema ed effettivamente risulta essere un'argomentazione su cui a livello di sensibilità popolare ci è sembrato opportuno poter fare un approfondimento con l'intervento di diverse voci in campo. Prima di iniziare, diciamo, e dare la parola al moderatore e quindi poi anche agli ospiti che abbiamo invitato, ci piace partire con un video che adesso condividerò sullo schermo, che abbiamo creato raccogliendo alcune delle vox populi e poi neanche troppo populi, che diciamo illustrano l'opinione pubblica rispetto al tema della certezza della pena. Quindi dopo il video lascerò la parola a Luigi Caracciolo che introdurrà i lavori. La certezza della pena è la priorità delle priorità. Chi delinque deve stare in galera. Sono le parole del capo della polizia Franco Gabrielli, ieri a Piacenza, ospite d'onore della Placentia Half Marathon e intervistato dal direttore di Telelibertà Nicoletta Bracchi. Gabrielli ha sfruttato la metafora del maltempo che ieri imperversava sulla città e sugli atleti per sottolineare che non serve allargare la legittima difesa e nonostante tutto è necessario uscire, anche nella propria vita, per non farsi vincere dalla paura. Da un lato pretendendo che chi ha la responsabilità della sicurezza, quindi le forze di polizia, l'intelligence, la magistratura, debbono lavorare instancabilmente perché la cornice di sicurezza sia garantita. Ma dall'altra parte, la vera grande risposta è quella di vivere e di continuare a vivere la propria vita, perché questi criminali hanno come obiettivo quello di stravolgere la nostra vita, quello di farci vivere una condizione di paura. E credo che uscire, vivere la vita così in maniera, anche in condizioni meteorologiche avverse, ma d'altronde queste sono le tipiche, come dire, giornate primaverili. Possono essere positive, possono essere negative, però ecco, respirare l'aria fa sempre bene. Ci sono questioni che da anni sono insolute, come quelle della certezza della pena. Molto spesso, ma questo succede anche a Termoli, è successo anche recentemente, il lavoro delle forze dell'ordine rischia di venire vanificato da tutta una serie di norme che sono insufficienti per garantire la certezza della pena. I nostri operatori su strada lavorano 24 ore al giorno, tutti i giorni, spesso succede che arrestano dei malviventi e dopo poche ore questi malviventi stanno di nuovo a spasso. Questo crea grande demotivazione tra il personale della Polizia di Stato, ma oserei dire anche delle altre forze dell'ordine. Questa è una situazione che rischia di degenerare ancora di più. Magari possiamo affrontare in una delle prossime trasmissioni è quello sulla certezza della pena, sul cosiddetto rito abbreviato. Ecco, noi in Italia ce l'abbiamo la certezza della pena? Questo l'opinione pubblica è fortemente preoccupata perché spesso rispetto a reati molto gravi poi non si ha una pena conseguentemente adeguata rispetto appunto alla gravità del reato. Bisogna far sì che si realizzi la certezza della pena. La certezza della pena ha bisogno anche appunto di tempi più celeri dei processi, perché quando una pena arriva dopo tanti anni si ha l'impressione appunto che quel tipo di reato, quel soggetto sia rimasto impunito. Allora bisogna fare in modo che i processi siano più celeri e bisogna fare in modo che la pena sia certa e sia effettivamente Io scontata. vorrei norme più severe. La cittadina prende una posizione netta. Si tende sempre a giustificare troppo in questo paese. Allora io vedo
vedo che nei paesi di cultura anglosassone invece le persone devono rimanere nelle regole e se dalle regole escono, cioè, c'è una maggiore severità. Insomma, ciò che chiede il primo cittadino di Sacile è un vero e proprio giro di vite, certezza della pena e leggi severe. Questo non vuol dire essere, che ne so, autoritaristi, autoritari o peggio ancora fascisti o essere... Ecco, questo significa mettersi dalla parte delle persone normali, delle persone per bene, che sono rimaste le ultime ad avere paura delle forze. Il filmato è terminato, ovviamente un saluto e un ringraziamento anche da parte mia, sia ai nostri ospiti che a quanti sono con noi collegati. Insomma, si ha un po' di imbarazzo nell'iniziare una discussione dopo questo spaccato. Intanto voglio precisare che il primo intervistato, insomma, sufficientemente noto, era l'ex capo della polizia Gabrielli. Poi abbiamo operato una scelta tra le centinaia di video che riguardano questo spinoso argomento, quindi abbiamo individuato un sindacalista, sia pure di un sindacato autonomo, quindi che non rappresenta l'intera Polizia di Stato, ma insomma un sindacalista della Polizia di Stato, poi un politico nazionale e un amministratore locale. Questo per tentare, come dire, di avere un punto di vista diversificato a seconda anche delle ruoli istituzionali ricoperti dagli intervistati stessi. A questi abbiamo cercato di rispondere in maniera, io credo, sufficientemente adeguata, con altrettante professionalità. Infatti gli ospiti di oggi sono l'avvocato Mauro Bardi dell'Associazione Libera. Buongiorno. Silvia Beccari dell'Ufficio Esecuzioni Penali Esterne del Tribunale di Mantova, Leonardo Cantanale, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Controllo di Vicinato, e Giulio Cisamolo, giornalista di Telemantova. Quindi, buonasera a tutti. Buonasera, quindi altrettante autorevoli voci. Io inizierei con una considerazione, con una domanda molto aperta alla quale chiedo ai nostri ospiti di dare una risposta. Allora, la prima cosa che mi pare di aver colto è che c'è una tendenza ad assimilare, quindi come se vi fosse una relazione molto stretta tra la cosiddetta certezza della pena, vedremo se ha senso parlare di certezza della pena, e il livello di sicurezza di un paese. Quindi sembrerebbe, questo emerge un po' dalle cose che abbiamo sentito, che la sicurezza dei cittadini è direttamente proporzionale alla severità della sanzione e alla completa espiazione in regime di detenzione della sanzione stessa. Un'altra questione che credo di poter cogliere, soprattutto nelle parole del sindaco Ceravolo, insomma, come se esistesse una giustizia buona e una giustizia cattiva, perché Ceravolo, ma non solo Ceravolo, è un po' un comune sentire, spesso fanno riferimento al buonismo, quindi come se esistesse poi un cattivismo, mettendo a confronto una giustizia buona e una giustizia evidentemente cattiva, perché i due aggettivi, insomma, sono questi. L'altra questione che mi sembrava emergere soprattutto da parte del politico nazionale intervistato è che c'è sempre questa esigenza di velocizzare i processi, laddove per velocizzare un processo necessariamente, io credo, si intenda semplificare un processo, ignorando che un processo penale è di per sé un percorso oggettivamente complesso, e quindi mi pare che quello che in realtà si voglia, al di là di aver nobilitato l'espressione, è un processo molto rapido, molto veloce, in cui saltino alcune norme procedurali pur di arrivare ad una sentenza. Ecco, mi pare che questi siano un po' i temi, e credo che su questo i nostri autorevolissimi ospiti siano in grado di darci qualche delucidazione in più. E inizierei proprio dall'avvocato Mauro Bardi, proprio per tentare di comprendere se anche da un punto di vista normativo, da un punto di vista giuridico, se da un punto di vista della filosofia del diritto, è corretta o meno l'espressione certezza della pena. Sì, grazie Luigi e grazie a tutti i partecipanti che ci stanno ascoltando. Io volevo fare una brevissima notazione, se è possibile, rispetto ai filmati che abbiamo visto in apertura. Il sindaco, infatti mi sono anche fatto delle notazioni, degli appunti, il sindaco di Sacile, credo, parla di cultura anglosassone, molto probabilmente in termini molto spropositati e fuori, veramente mi spiace dirlo, e fuori squadra.
Io che insomma la cultura anglosassone la conosco abbastanza, in particolar modo per avere approfondito la filosofia analitica, credo che si debba innanzitutto operare un approccio di carattere analitico ai nostri discorsi. L'approccio analitico è quello che dice che tutti i tratti del discorso devono avere dei significati precisi e non ambigui e non ambivalenti, e che tutti i tratti del discorso, per essere accettabile, per essere analiticamente accettabile, debbono essere conseguenti logicamente l'uno con l'altro. Purtroppo questo approccio di filosofia analitica non l'ho riscontrato in nessuno dei tre soggetti che sono stati intervistati. Mi ha lasciato anche abbastanza perplessa l'espressione utilizzata da un uomo che è abbastanza, anzi un uomo molto autorevole come Gabrielli, quando usa una espressione che è veramente tranchant, quando dice questi criminali. Dire questi criminali significa dire sono diversi da noi, no? E come lo stesso sindaco parla di persone normali e persone per bene. Quindi ritornando ancora sulla vecchia concezione incrostata che ci sono i per bene e ci sono i per male, ci sono i normali e ci sono gli anormali. E qui mi tocca rifarmi a 20 anni fa, 25 anni fa, David Garland parlava addirittura di criminologia del sé e criminologia dell'altro. E qui vediamo che i discorsi di Garland sono ampiamente dimostrati. Anche il parlamentare mi sembra che abbia preso dei granchi, nel senso che ha confuso veramente, senza un rispetto di un discorso analitico, di un'impostazione analitica, ha confuso il rito abbreviato, che è un rito veloce, dicendo che invece ci vogliono, ha criticato il rito abbreviato e ha detto che ci vogliono riti veloci. Perfetto, il rito abbreviato è per eccellenza un rito veloce. In seconda cosa, in secondo luogo, che cosa c'entra il giudizio abbreviato, cosa c'entra il rito abbreviato con il concetto di certezza della pena? Quindi grazie Luigi per avermi permesso questa introduzione. Se noi vogliamo parlare di certezza della pena, a mio parere, quando parliamo di certezza della pena, secondo me dobbiamo andare più in apice e superare la certezza della pena, il concetto di certezza della pena, che è un concetto derivato, e orientarci verso un concetto forse apicale, ma di gran lunga più importante, che è il concetto di certezza del diritto. Allora, se vogliamo trattare in modo serio il problema della certezza, non dobbiamo partire dalla certezza della pena, ma dobbiamo partire dalla certezza del diritto. Dove io per certezza del diritto intendo la controllabilità e conoscibilità delle condizioni iniziali, controllabilità e conoscibilità della legge e delle pene in astratto e prima della loro applicazione concreta, prima del loro precipitato concreto. Quindi una certezza che si ricollega ad una conoscenza preventiva delle azioni che vengono considerate ammissibili e una conoscenza preventiva delle azioni che vengono considerate non ammissibili. Qui possiamo parlare di certezza. Nel momento in cui ci allontaniamo dalla certezza rispetto alle condizioni iniziali, rispetto ad un approccio di carattere astratto, diciamo che abbandoniamo gradualmente il concetto della certezza, diciamo il piano semantico della certezza, per spostare la nostra attenzione nei confronti di concetti che indicano una certezza minore, una certezza più debole, ma che sicuramente sono più adatti al discorso che stiamo facendo. Difatti, io allontanandomi dal concetto di certezza, parlerei in modo più adeguato di prevedibilità del diritto nelle sue applicazioni concrete e controllabilità del diritto rispetto alle sue condizioni concrete, rispetto ai suoi ricaschi concreti. In particolare, una prevedibilità e controllabilità del diritto, quindi ripeto, ci allontaniamo dal concetto di certezza che è granitico, andiamo verso un criterio più probabilistico,
ripeto, una prevedibilità e una controllabilità del diritto rispetto allo scopo che il diritto si pone e rispetto allo scopo che i singoli istituti del diritto si pongono. Quindi, se noi prendiamo un istituto del diritto come la pena, noi dobbiamo ragionare, a mio parere, in questi termini, parlare di prevedibilità e controllabilità della pena rispetto allo scopo che questa pena si prefigge o i motivi per i quali la pena è stata istituita. E qui dobbiamo intenderci e chiarirci su quelli che sono gli scopi della pena e che cosa evoca il concetto di pena e a cosa serve la pena. È chiaro che se noi assumiamo una concezione della pena come pena di carattere esclusivamente retributivo, esclusivamente vendicativo, allora sì, possiamo parlare eventualmente di certezza non solo del diritto in astratto, ma di certezza della pena nel suo ricasco concreto, nel suo essere concreto, nel suo farsi concreto. Però la certezza della pena, cioè lo scontare la pena fino in fondo, il buttare la chiave, il marcire dietro le mura, è congruente ad una concezione dello scopo della pena esclusivamente vendicativa, esclusivamente retributiva. E naturalmente ha una sua dignità la concezione retributiva della pena, però ha dimostrato alla prova dei fatti la sua debolezza e la sua inconsistenza di carattere pratico, perché la pena in termini vendicativi, in termini retributivi, diventa un assoluto metafisico che riposa in se stesso e che si ripiega in se stesso. Mentre invece dobbiamo vedere nella pena, secondo me, finalità che vanno al di là della pena stessa. E pertanto, se noi assumiamo finalità che vanno al di là della pena stessa, ci allontaniamo dallo slogan della certezza della pena e ci avviciniamo ad un concetto di prevedibilità, controllabilità della pena rispetto agli scopi che questa pena si è prefissa, rispetto agli scopi che vengono connessi alla applicazione di questa pena. Pertanto, se noi assumiamo una concezione della pena come previsto dall'articolo 27 della Costituzione, una pena di carattere rieducativo, a me non piace tanto il termine di rieducazione, preferisco parlare di risocializzazione. Se noi assumiamo una funzione della pena che trascende la pena stessa, che esce dalla pena, che eccede la pena e che punta alla risocializzazione, noi non possiamo assumere, a mio modesto parere, un concetto di certezza della pena o lo stesso concetto di certezza della pena che si assumeva nell'ambito di una concezione esclusivamente retributiva e vendicativa della pena. Cioè, se la pena ha uno scopo ulteriore a se stessa, se la pena eccede se stessa, se la pena deve uscire da se stessa e non risolversi in se stessa, allora dobbiamo vedere e valutare non la sua applicazione meccanica, deterministica e granitica, ma dobbiamo vedere la sua applicazione rispetto allo scopo che è la risocializzazione. Pertanto, un conto è lo stabilire una pena successivamente ad un processo di cognizione. E qui è necessario che, vedo che ci sono molti operatori del diritto e molte persone che si occupano di diritto e che pertanto non hanno bisogno di queste mie precisazioni, però dobbiamo considerare che il soggetto, il profano, l'uomo della strada, vede nel giudice che giudica un soggetto monolitico, un soggetto unico. Noi sappiamo che esiste il giudice della cognizione che accerta il fatto e che applica la pena, che condanna alla pena. Noi sappiamo che c'è un giudice della esecuzione che ha una giurisdizione, una competenza sulla regolarità del titolo, ma sappiamo altrettanto che esiste un giudice della sorveglianza e il giudice della sorveglianza deve seguire passo dopo passo la pena e verificare e controllare che questa pena possa, da un lato, assolvere alla sua funzione risocializzante
E nel momento in cui questa pena ha assolto alla sua funzione, al suo scopo di carattere risocializzante, eventualmente ridurre la portata della pena che era stata terminata in sede di cognizione. Prima di far intervenire Silvia Beccali dell'Ufficio Esecuzioni Penali Esterne, perché mi pare che l'aggancio, l'assist fornito dall'avvocato Bardi sia proprio perfetto. Rispetto alla controllabilità della pena, ai processi di risocializzazione, soprattutto al giudice, al magistrato di sorveglianza, insomma, mi sembrano tutti argomenti che possono offrire appunto a Silvia Beccali l'opportunità di spiegarci un meglio questi meccanismi anche nella loro concretezza. Io volevo fare soltanto una valutazione buttata proprio lì. Insomma, mi pare che in questa differenza così marcata che l'avvocato Bardi ha così brillantemente esposto tra certezza del diritto e certezza della pena, probabilmente si gioca anche una partita di altra natura, perché a me pare di poter dire che mentre la certezza del diritto appartiene ai sistemi democratici, la sola certezza della pena appartiene ai sistemi totalitaristici, perché insomma ignorare le condizioni di partenza, non sapere esattamente se e quanto una propria l'espiazione della propria pena avverrà in un regime piuttosto che in un altro, piuttosto che misure alternative o quanto altro, è più inquietante la certezza della pena di quanto non sia invece garanzia la certezza del diritto. Certo, se posso una piccola notazione, il concetto di certezza del diritto è uno dei cardini della razionalità e della modernità, e non a caso è stato coagulato nel pensiero di Max Weber, il quale parlava di non certezza in assoluto, ma di contare sulla prevedibilità e sulla previsione di certe conseguenze legali, perché altrimenti sarebbe tutto arbitrio. Allora, Silvia Beccali, ci può raccontare, tentando di scendere sul terreno della concretezza, per quanto anche il suo ruolo, insomma, sia un ruolo estremamente complesso e complicato, ma quali sono questi meccanismi rispetto ai quali non è mica detto che, come nel comune sentire, una persona che non ha scontato interamente la propria detenzione in carcere sia assolutamente libera, così come una vulgata vuol fare intendere? Prego. Ok, allora sì, grazie innanzitutto della possibilità di partecipare a questo incontro, ma perché è un'occasione per dire le cose un po' come stanno, ecco, e per non fare solo parlare la pancia della gente, perché della giustizia e dell'esecuzione penale poi ascoltiamo quello che nel video abbiamo visto. Ecco, io sono un funzionario dell'esecuzione penale della pena, cioè mi occupo quindi non tanto della parte della cognizione, quindi del giudizio, ma noi siamo un ufficio che si occupa dell'esecuzione della pena, soprattutto di quelle pene che sono scontate fuori dal carcere e non in intramenia, insomma, all'interno dell'istituto. Voglio fare però ancora una premessa prima di entrare precisamente anche in base a quello che abbiamo visto nel video, perché la prima considerazione che ci chiedevi era qual era un po' l'impatto relativamente a quello che abbiamo visto. Allora, proprio mi fermo alla prima considerazione di Gabrielli quando dice chi delinque deve stare in galera, come se la nostra Costituzione avesse previsto una sola pena, il carcere, mentre nell'articolo 27 parliamo di pene e non di una pena, e quindi già qua c'è un errore madornale. E d'altra parte l'opinione pubblica è carcerocentrica, cioè si pensa che quando succede qualcosa di effettivamente grave, ma allora li mettiamo dentro e buttiamo via la chiave, e anche questo non è possibile, non è pensabile, perché non ci sono le pene per tutta la vita, prima o poi le persone comunque rientrano, e la giustizia non viene fatta nel momento in cui viene comminata una condanna. Per noi la giustizia, o meglio, da quel momento la giustizia inizia il suo corso, ecco, perché da quel momento che inizia un percorso di responsabilizzazione, di educazione alla legalità, che ogni operatore della giustizia è chiamato a fare. Quindi noi ci occupiamo, voglio dire,
o meglio, più che parlare di certezza della pena, dal nostro punto di vista è importante capire la certezza della funzione della pena, cioè e la certezza dell'esecutività sensata di una pena. E qui noi interveniamo, noi siamo un servizio che si occupa appunto, così come il legislatore ha voluto, di pene fuori dal carcere, perché la legge prevede che per le pene inferiori ai 4 anni addirittura il carcere non sia previsto, quindi si sospende l'ordine di carcerazioni, i cosiddetti liberi sospesi, in attesa della misura alternativa del Tribunale di Sorveglianza. Prima Mauro ha appunto citato la magistratura, nostra interlocutore principale, che è la magistratura di sorveglianza, che è quella che si occupa dell'esecutività della pena, sia in carcere, intramenia che extramenia. Noi ci occupiamo prevalentemente di delle misure alternative alla detenzione e delle sanzioni di comunità. E lo sforzo che si fa è quello di fare in modo che l'esecutività della pena, sia dentro che fuori, noi in particolare fuori, diventi proprio occasione di cambiamento, perché la persona poi torna comunque nel proprio territorio, e se noi non lavoriamo bene con i servizi, con la comunità, con il territorio, abbiamo perso tutti, cioè non solo giustizia non è fatta, ma abbiamo perso tutti anche in termini di sicurezza. Prima tu hai fatto questo richiamo anche alla sicurezza sociale. Sappiamo bene che più riusciamo a fare in modo che la funzione della pena, che sicuramente è la funzione della pena, è quella di punire e far retribuire con un prezzo chi ha fatto un reato, e quindi con la libertà personale, con la pena pecuniaria, sono tante le forme di modalità, e quello anche che chi ha violato un patto sociale e quindi chi ha fatto un reato non lo compia più in futuro. Allora, il grandissimo impegno degli operatori della giustizia è far sì che il tempo dell'esecutività della pena diventi un tempo di senso, diventi un'occasione per permettere alle persone che compino dei percorsi di cambiamento, che si interroghino sulle loro responsabilità, possano comprendere meglio il significato di aver leso un patto con la propria collettività, un patto di cittadinanza, e che possano lavorare su questo. Potrei andare avanti se vuoi, Luigi, ci diamo del tempo dopo, potrei entrare da subito nel dettaglio anche dei numeri che parlano di esecutività della pena, oppure prima facciamo un giro di tavolo e magari rientriamo dopo. Sì, io direi di sì, anche perché mi piacerebbe sentire subito Leonardo Campanale, che è presidente dell'Associazione Nazionale Controllo di Vicinato, proprio perché avendo a disposizione tanti soggetti che sono persone come tutte quante noi, e quindi insomma il più delle volte più sensibili, ecco, a questa strana equazione detenzione uguale maggiore sicurezza. Se Leonardo ci dà uno spaccato di questo comune sentire, questo poi offrirà anche lo spunto per poter mettere mano a qualche dato numerico che ci consenta di stabilire se poi le cose stanno davvero in questi termini, ovvero sia se l'espiazione della pena totalmente vissuta all'interno delle strutture detentive garantisce maggiormente i cittadini dalla commissione di altri reati, perché nel dibattito di pancia c'è un po' questo come ragionamento: se le persone completano tutto il percorso all'interno della struttura carceraria è più garantita la comunità dalla commissione di altri reati. Credo che se Leonardo vuole intervenire su questo ci possa offrire appunto uno spaccato significativo di qual è appunto il comune sentire, e poi tornerei invece con Silvia Beccari che può puntualizzare meglio se questi aspetti hanno un loro senso o se invece ancora una volta sono frutto anche di una informazione, quindi chiamando in campo anche Giulio Cisamolo, se invece nascono anche da una dilatazione dall'enfasi con la quale alcuni organi di stampa o televisivi insomma offrono al pubblico notizie di questo genere. Sì, grazie mille Luigi. Ma diciamo che il nostro contributo teorico alla discussione sarà molto modesto, noi come sai non siamo degli esperti, però ci piace dare il polso di quello che rileviamo dagli incontri che abbiamo con i cittadini. Innanzitutto bisogna precisare che tra la pratica del controllo di vicinato
e la certezza della pena non vi è alcuna correlazione, cioè sono due cose completamente diverse. Però questa idea della certezza della pena la incontriamo continuamente, diciamo, nei nostri incontri. Il controllo di vicinato, come credo molti sappiano, è una pratica orientata esclusivamente alla prevenzione dei reati predatori attraverso la sorveglianza del proprio spazio abitativo da parte dei residenti solidali tra loro e l'applicazione di tecniche di prevenzione passiva, diciamo, questo è il senso. E invece la certezza della pena, così come viene reclamata, almeno da quello che abbiamo capito noi, sembra essere la soluzione di tutti i mali della giustizia italiana, quello che noi sentiamo in questa assemblea è praticamente questo, no? E tra l'altro mi ha stupito vedere nel video come anche una persona come Gabrielli, che io non conosco personalmente ma che seguo, voglio dire, conosco, si è uscita con quell'infelice frase i criminali devono stare in galera. Io sappiamo, vediamo che questa idea che tutto non funziona perché non c'è la certezza della pena è molto diffusa, direi trasversalmente, tra i cittadini italiani e tra qualche politico, devo dire, uso un termine forte, disonesto intellettualmente, ma non sapevo che questa cosa fosse diffusa anche tra gli uomini delle istituzioni e questo mi ha molto dispiaciuto. Noi in questi 10 anni abbiamo fatto letteralmente centinaia di assemblee pubbliche in cui promuoviamo diciamo, la pratica del controllo di vicinato, ma devo dire che immancabilmente in tutte le assemblee c'erano sempre dei gruppi di cittadini, spesso non minoritari, che esordivano, dopo aver spiegato il progetto, la prevenzione, la coesione sociale, il sostegno reciproco, esordivano con la frase: sì, tutto bello, però è inutile fare la prevenzione, tanto se li arrestano, poi dopo 2 ore sono fuori, confondendo ovviamente la prevenzione con che evita il reato e con la punizione del reo. No? Noi abbiamo, è chiaro che percepiamo, senza essere degli esperti, che questa la richiesta della pena certa sia, da una parte, l'illusione che i criminali vengano terrorizzati all'idea di avere una pena certa per cui smettono di delinquere. E dall'altra, mi dispiace dirlo, ma noi siamo convinti di questa cosa, l'idea di arrestare qualcuno e di gettare via la chiave è un chiaro desiderio di vendetta da parte di cittadini frustrati, vendetta da realizzare attraverso lo Stato. Questa non è stata mai, chiaramente non abbiamo mai sentito qualcuno dire mi voglio vendicare del ladro che mi è entrato in casa, però questa cosa è palpabile, proprio palpabile dai discorsi che fanno le persone. Ovviamente la prima è illusoria, la seconda opinione è aberrante. Comunque, come potete immaginare, è tutto un ragionamento di pancia basato su un grande equivoco. Per cui sono veramente contento di questa iniziativa. Noi abbiamo aderito volentierissimamente perché c'è bisogno di approfondire e di chiarire questa grossa ambiguità che c'è nel concetto di certezza della pena. Io non ho tanto altro da aggiungere, tranne che abbiamo bisogno veramente di portare tra la gente, come dire, chiarezza su questo argomento. Io mi riprometto, quando ricomincerà l'attività in presenza, spero a settembre, e dove noi immagino saremo rinvitati dall'amministrazione a partecipare all'assemblea, io veramente chiedo a Libra in particolare di sostenerci e di aiutarci partecipando ovviamente ai nostri incontri, in modo da chiarire con i cittadini, dare almeno i fondamentali per spiegare che la certezza della pena è da una parte un'illusione, dall'altra parte una cosa che con la giustizia secondo me c'entra poco. Grazie mille. Oh, grazie Leonardo anche per la sintesi. Mi veniva in mente una risposta, se volete, anche sufficientemente banale. E mi rifaccio un po' anche a quello che aveva detto l'avvocato Bardi in apertura, no? Quando faceva riferimento, credo di aver compreso, al diritto nostro e al diritto degli altri. Ma in queste assemblee con i cittadini che sono anche legittimamente preda, forse anche, ecco, di un'enfasi eccessiva intorno a questa questione della certezza della pena. Ma viene mai in mente che la certezza della pena noi la invochiamo sempre per gli altri, nel senso che laddove io dovessi ricevere una semplicissima contravvenzione al codice della strada, la prima cosa che faccio tento il ricorso. Quindi quando si tratta, come dire, di mettere in discussione la certezza della mia pena, andare in posta e pagare il bollettino, volentieri accedo a forme, se vogliamo, alternative alla certezza della mia pena. Quando invece si fa riferimento alle sanzioni che colpiscono gli altri, entra in campo questo famoso diritto degli altri, in base al quale gli altri non dovrebbero aver bisogno, non dovrebbero aver diritto a nessuna altra forma alternativa se non all'espiazione della propria colpa nella maniera peggiore possibile.
Detto questo, e chiedo al giornalista di Telemanto, a Giulio Cisamolo, di darci un suo parere. Ma davvero l'informazione è completamente esente, diciamo, da responsabilità o da miopie nell'aver alimentato questo mantra, la certezza della pena uguale maggiore sicurezza per i cittadini, lo Stato è assente perché i detenuti non vanno in galera e via discorrendo. Davvero vi sentite così estranei alla costruzione di questo che può ben definirsi una sorta di mantra? Di nuovo buonasera Luigi, buonasera a tutti i partecipanti e grazie a Libra per questo appuntamento. È una domanda interessante, ma credo di poter dare risposta, quantomeno la mia personale, solo alla fine di quello che sarà il mio intervento. Il mio rapporto con la giustizia da almeno una quindicina d'anni, credo, o quantomeno una quindicina d'anni fa, ho iniziato a navigare per le vie, per le strade, per le aule dei tribunali, occupandomi di cronaca giudiziaria. Aprendo il primo giro di queste riflessioni, hai aperto con tre argomenti, con tre riflessioni. L'ultima è quella che riguarda la velocità dei processi, se questo non rappresenti in realtà un rischio di eccessiva semplificazione. Credo che chi mi ha preceduto abbia saputo rispondere in maniera molto tecnica e ben migliore di quella che potrei fare io, quindi considero concluso questo argomento. Ce ne sono invece altri due che sono ben più interessanti per quanto mi riguarda, perché parliamo di giornalismo, parliamo di comunicazione, ma l'argomento ci porta a parlare anche e soprattutto, credo, di molti aspetti piuttosto sociologici della comunicazione. E faccio riferimento in particolare, Luigi, a quello che hai indicato come il rapporto di certezza della pena e livello di sicurezza da una parte, e dall'altro il contrasto, con un punto di domanda, giustizia buona, giustizia sostanzialmente cattiva. Mi rifaccio adesso invece a due video che abbiamo visto in apertura, lasciano un pochettino, se vogliamo, l'amaro in bocca, perché abbiamo visto una persona che, come sottolineava l'avvocato Bardi, ci saremmo tutti aspettati, avrebbe potuto procedere in maniera analitica, faccio riferimento a Gabrielli, qui faccio un occhiolino all'analitico utilizzato dall'avvocato, perché tra le altre parole che ha utilizzato, ho trascritto il virgolettato, le persone non devono lasciarsi vincere dalla paura. Da un tecnico, da un capo della polizia, da una persona impegnata sulla strada, sinceramente il termine paura è l'ultimo che mi aspetterei di sentire. Dall'altro canto c'era uno degli amministratori che parlava di come il lavoro delle forze dell'ordine rischia di essere vanificato. Entrambe queste citazioni che mi sono appuntato fanno riferimento a una sfera che non dovrebbe avere nulla, assolutamente nulla a che fare con la giustizia, che deve essere certa, che deve essere al di sopra delle parti, la giustizia deve essere giusta, non deve essere buona. In entrambi i casi facciamo riferimento alla paura. La paura, la sociologia ci insegna, è un grandissimo motore, ma è anche un grandissimo strumento. È un grandissimo motore perché l'autoconservazione è uno di quei temi che da sempre muovono la civiltà umana, quando forse ancora civiltà non era, ma solo nell'ultimo secolo, forse anche qualcosina di meno, è diventata un motore che viene mosso sapientemente. E qui veniamo al vulnus. Io questa sera sono particolarmente contento, questo pomeriggio, di essere qui con voi, perché Luigi lo sa, io sono molto molto critico nei confronti della categoria dei giornalisti e della comunicazione, perché l'argomento ci permette di fare una riflessione che parte da un interrogativo, che personalmente è quello che guida la mia professione tutti i giorni, nel piccolo ma anche nel grande, è cui prodest, a chi giova qualcosa? Io credo che quando parliamo di incertezza della pena non parliamo di mala informazione, ma parliamo di informazione che abbia in sé una certa componente di malizia, non di male, ma di malizia. C'è qualcuno che in questa mala informazione ha da guadagnarci? Assolutamente sì. C'è chi guadagna in maniera naturale, se vogliamo, nel sistema italiano, il sistema degli editori. Purtroppo l'editore italiano, storicamente connotato, è quello che tecnicamente viene definito un editore impuro, quindi è chi guarda l'informazione soltanto per fare cassa, diciamocelo, e quindi mira alla pancia delle persone. Perché? Perché fanno vendere delle copie in più, oggi fanno ottenere qualche click
in più sulla rete, sono pezzi molto facili sostanzialmente, colpiscono e vanno a segno. Dall'altra parte però c'è chi guadagna forse maggiormente, in questo caso credo mi avrete già capito, il riferimento è squisitamente al mondo degli amministratori, ma degli amministratori di un certo livello. Quindi quando andiamo a parlare di macchine della propaganda, l'abbiamo vista nascere con i conflitti mondiali. Vi lancio due suggerimenti. Andate a vedere da una parte dove è nato il mito dei comunisti che mangiano i bambini e dall'altra dove è nato il mito dei nazisti che saponificano le persone. Vi stupirà sapere che in realtà entrambi sono frutti della propaganda. In quel caso si chiamava propaganda. Per i teorici della comunicazione sono i primi casi di propaganda legata alla comunicazione proprio. In questo caso io credo che non si possa ragionare del tema senza ragionare invece di quell'uso che è squisitamente politico. Non faccio riferimenti perché in questo modo non veniamo viziati dal ragionare né di una parte né dell'altra, ma credo che dobbiamo tenere ben presente di come ad oggi questo tipo di comunicazione sia affidata a strutture che ne hanno fatto un'industria fino forse qualche mese prima della pandemia. Poi la pandemia ci ha ingombrato il campo dei pensieri e non abbiamo smesso di ragionarci. Ci eravamo stupiti di quando abbiamo conosciuto certi politici e dei budget che mettevano ogni anno a disposizione di macchine tremende, macchine che non hanno bisogno di avere alcuna indicazione per saper cavalcare certi temi e per saperli utilizzare. Questo perché? Perché, come ho detto prima, la paura è un grandissimo motore. La paura crea un nemico, anche quando questo probabilmente non c'è, e può essere utilizzata, può essere cavalcata con grande, grande efficacia. I meccanismi, ecco, che governano la propaganda, i meccanismi che governano e utilizzano la paura come strumento di potere, perché anche questo è un dato storico non controvertibile, insomma, mi pare che anche su questa questione della forma con la quale vengono comunicate le notizie relative ad eventuali scarcerazioni preventive prima che termini tutta la pena, insomma, rientrino un po' in questa strategia di propaganda che può avere, ci diceva Cisamolo, almeno due tipi, diciamo, di gratificazione. Una gratificazione squisitamente economica, vendo di più se la notizia colpisce maggiormente le pance. E da un'altra anche accreditarsi politicamente rispetto ad alcune parti più sensibili, per così dire, ad utilizzare la paura come strumento di governo. Quindi ci tengo Luigi a fare una precisazione che mi è sfuggita. In questi casi si corre sempre il rischio di considerare solamente chi emette un messaggio. In realtà bisogna considerare anche chi quel messaggio lo riceve. Saremmo portati, volendo pensare ad una comunicazione di un certo, in questo modo, viziata, a ragionare di un pubblico che assorbe passivamente quello che riceve. In realtà questo è un grandissimo errore, perché se è pur vero che possiamo pensare che i primi ad essere colpiti siano, ovviamente sintetizzo in maniera brutale, quindi non me ne voglia nessuno, soprattutto ho visto, credo che ci siano psicologi, sociologi collegati con noi, quindi non me ne vogliano soprattutto loro. Se pensiamo che vittime di questa comunicazione viziata, come ho detto prima, siano le fasce di popolazione, che ne so, con una istruzione medio-bassa o con dei redditi di ceti particolarmente bassi, non dobbiamo sottovalutare il fatto che questa comunicazione va a segno per effetti martellanti, che sono strumenti della psicologia, anche in chi potremmo immaginare in realtà abbia le difese di fronte a questo tipo di informazione violenta, di informazione indirizzata. Ci tenevo a precisarlo. No, ma è molto corretto, e a me veniva in mente, anche se ovviamente il riferimento è all'ambito della letteratura, ma insomma anche Umberto Eco faceva riferimento che esistono scrittori di primo livello, scrittori di secondo livello, come esistono lettori, quindi fruitori dell'opera letteraria di primo livello o di secondo livello. D'altra parte, voglio anche aggiungere che un dato per me davvero sorprendente, e non voglio connotarlo con giudizio di valore, ma certamente sorprendente, è stato aver appreso che il personaggio televisivo più influente del 2019 è stata la Barbara D'Urso,
quindi fonte di ricerca scientifica, hanno stabilito che il personaggio televisivo più influente di tutto il 2019 è stata Barbara D'Urso, a dispetto dei pur tanti altri bravi giornalisti che, insomma, compaiono a vario titolo sulle emittenti. Sì. E volevo tornare appunto a Silvia Beccari, prima di tornare ancora una volta poi all'avvocato Bardi. Proprio per riprendere quel ragionamento sui dati, e cioè se davvero termina il percorso detentivo all'interno delle strutture carcerarie, se davvero questo significa non avere una reiterazione del reato, non avere una recidiva, e quindi se l'intero percorso detentivo scontato in carcere è di per sé un viatico che porta all'abbassamento della commissione dei reati, e se appunto i dati in suo possesso confermano o meno questo comune sentire. Ok, sì, adesso prima però di rispondere a questa tua domanda voglio invitare Giulio Cisamola a tenere molto aperte le orecchie quello che dirò, perché voglio dire, vorremmo tanto che il giornalismo, ma a partire anche dal nostro, insomma a livello locale, potesse tenere le cose che vengono dette in positivo e quindi utilizzare e lasciare lo spazio a quello che all'informazione corretta, perché poi molto spesso, appunto, a volte anche a livello locale, sono più le cose d'effetto e che colpiscono che vengono tenute. Comunque io ci provo e faccio questo richiamo, perché è vero, è un aspetto comunicativo, però voglio dire, il grosso sforzo è proprio quello di dare delle informazioni corrette, oltre al fatto di fare di lavorare dal punto di vista culturale e formativo. Voglio dire, noi già lavoriamo con le scuole e insieme a, non solo noi come servizio pubblico, ma insieme a una rete di servizi del territorio, pubblici, privati, del volontariato, che sono appunto connessi nel laboratorio Nexus, che è proprio questa organizzazione che esiste a Mantova e che lavora proprio per costruire nuovi discorsi sulla pena, per sensibilizzare le generazioni, le nuove generazioni, perché voglio dire, fare formazione e fare interventi che abbiano uno spessore culturale credo che ci consenta anche di, cioè, l'auspicio è quello di non trovarci più a sentire Gabrielli questo o gli amministratori che dicono altro. Grazie a Dio nella nostra rete abbiamo anche dei nostri amministratori locali che sono che comprendono invece voglio dire, l'importanza e il senso della pena sensata, della pena, della funzione effettiva di un'esecuzione penale di senso. E qui arrivo ai nostri dati. Cioè ormai gli studi, sia dei dati quantitativi che qualitativi, ci dicono che il 70% delle persone che eseguono una condanna in regime detentivo torna ancora nelle maglie della giustizia, quindi torna in qualche modo a ricommettere reati. Ed esattamente la stessa percentuale di persone invece che eseguono una pena sul territorio, nel loro contesto di vita, attraverso dei percorsi che vengono effettuati in misura alternativa, il 70% di queste persone non rientrano nei circuiti della giustizia. E questo è un dato estremamente forte, ma che la gente non vuole sentire. E scontare una pena sul territorio non è un premio, non è una pena facile, ecco. È una pena assolutamente impegnativa, perché richiede sicuramente, voglio dire, si rinuncia agli aspetti sanzionatori, perché la libertà non viene tolta come viene tolta in un regime detentivo, ma viene chiesto alla persona di attivarsi in prima persona nel proprio percorso di esecuzione penale, di riflettere su quello che è successo, di assumersi delle responsabilità rispetto ai ruoli che ha, sino a mettere in atto delle azioni riparatorie. Perché abbiamo detto, già ho detto, ce lo siamo già detti, nel momento in cui si compie un reato, si lede un patto di cittadinanza. Allora, durante l'esecuzione della pena sul territorio, la nostra attenzione è quella di far sì che le persone si attivino per riparare direttamente o indirettamente al danno che hanno compiuto con il
fatto. E vi devo dire, noi facciamo poi una serie di interventi, adesso negli ultimi anni stiamo lavorando anche con gruppi di utenti, anche il confronto tra le persone è estremamente efficace, abbiamo visto, oltre che con, attraverso dei percorsi individuali, e attraverso le azioni che mettiamo in campo con il territorio, nel senso che la funzione grande, la funzione come dire, estremamente importante del lavorare col territorio permette che si generi un cambiamento, perché è proprio nella comunità che si mette in campo la, la dimensione plurale, il principio di inclusività, la partecipazione attiva non solo della persona che ha commesso del reato, ma anche della comunità. La giustizia riparata, fino ad arrivare alla giustizia riparata. Allora, ripeto, 70% di persone che non rientrano. E allora, qui rispondiamo alla prima domanda che ci aveva fatto Luigi in termini di sicurezza. Allora, se siamo in grado di garantire dei percorsi, è chiaro che sono estremamente impegnativi, sia per chi li mette in campo, e da soli noi come Servizio della Giustizia non riusciamo, ma abbiamo bisogno di tutti i partner della comunità e del territorio, allora credo che anche ci si possa sentire più sicuri. In questo momento, un altro dato importante, in questo momento noi a Mantova, l'UEP di Mantova, che è l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, ha oggi in carico 740 persone, cittadini domiciliati nella nostra provincia che sono o condannati in misura alternativa o imputati con una sospensione del procedimento e una messa alla prova, quindi chiamati a svolgere un lavoro di pubblica utilità, e che sono nella nostra provincia, con i quali magari ci troviamo al bar piuttosto che, non so, andiamo a comprare il giornale, non lo so, insomma, quindi persone anche inimmaginabili. E un'altra cosa a cui pensavo quando preparavo questa riflessione, quando si pensa che più è chiaro che noi lavoriamo per l'inclusione sociale degli autori di reato, ma inclusione sociale intesa in termini molto ampi, che non è solo l'inclusione sociale della casa e del lavoro, sacrosanti per tantissimi dei nostri, ma l'inclusione, non tutte le persone che noi abbiamo non sono incluse socialmente, nel senso che sono imprenditori, sono professionisti, sono medici, cioè sono avvocati, cioè, abbiamo tutte le tipi, è trasversale la commissione di un illecito, chiaro, maggiormente favorito nelle fasce di marginalità perché ne sappiamo le motivazioni. Allora, inclusione sociale è anche la possibilità di rientrare a far parte di quella comunità che io ho leso con la commissione del reato attraverso il fatto che posso riappropriarmi in qualche modo del patto di cittadinanza. Ecco, rientro a fare, rifaccio un patto con la mia comunità. Quindi è inclusione sociale anche per il professionista, insomma, in questo senso. In Italia in questo momento persone che stanno scontando una pena fuori dagli istituti sono superiori alle persone che sono negli istituti. Questo purtroppo però non funziona per, come dire, la teoria dei vasi comunicanti, cioè più persone faccio uscire dal carcere in misura alternativa, più svuoto gli istituti. Purtroppo da noi non funziona così. Voglio dire, il richiamo alla punibilità del comportamento è ancora molto alto, e di fatto sono due dati che si alzano insieme. Però in Italia in questo momento abbiamo 53.509 persone nei nostri istituti a fronte di una possibilità regolamentare di 50.550 posti, quindi è superiore. Però ricordiamoci che prima del Covid, a febbraio del 2020, avevamo 61.230 persone nei nostri istituti penitenziari in Italia. La questione del Covid ha favorito l'uscita di chi poteva di andare a casa, almeno di chi aveva una casa, ma abbiamo ancora una situazione che è superiore a quella che potrebbe sostenere il nostro sistema detentivo. E abbiamo degli istituti penitenziari in cui ancora possiamo parlare di gente che è ristretta, che non è detenuta, ma che è ristretta in carcere, dove ci sono condannati definitivi insieme a condannati imputati, dove ci sono persone che hanno fatto
reati di lieve entità insieme a persone che hanno fatto reati di grave entità, persone con problematiche psichiatriche, persone che mettono in atti di autolesionismo. Abbiamo avuto nel 2020 comunque 61 suicidi in carcere, quindi un dato che è cresciuto rispetto alla minor capienza, minor affollamento dell'istituto, e questi sono dati che ci fanno riflettere. Quindi ecco, io insomma, teniamoli questi dati, ragioniamoci, cioè se possiamo mantenere anche un canale aperto di aggiornamento costante di quello che succede neanche nella nostra realtà, insomma, di quello che ci sta facendo. Anche per noi questi dati qua, 740 persone, qualche anno fa, prima della legge sulla messa alla prova, che consente a chi ha un processo in atto per un reato che ha una pena edittabile che non è superiore ai 4 anni, di chiedere la sospensione del processo e di essere messo alla prova. La messa alla prova prevede come condizione sine qua non il lavoro di pubblica utilità, quindi un'attività gratuita a favore della propria comunità. Se l'esperienza va bene, non si va avanti col processo, quindi è un modo anche di alleggerire i procedimenti e la persona ha poi anche la fedina penale pulita, e la persona si mette già subito a disposizione della propria comunità. Abbiamo le amministrazioni comunali con le quali stiamo lavorando molto e che si stanno collaborando con noi perché accolgono le persone che abbiamo in carico. E questo consente anche di avere un servizio all'interno della propria comunità, quindi comunità riparata e riparante, riparata dai lavoratori di utilità, dalle persone in esecuzione penale esterna, e riparante perché accoglie ed è capace di comprendere il significato di far sì che l'esecuzione penale sia un'occasione di cambiamento. Ecco, questa è la grande scommessa, cioè lavorare perché non si perda questa opportunità. E questo non vuol dire non sanzione, questo non vuol dire non pena, e questo non vuol dire premio, questo vuol dire comunque impegno, comunque un percorso che chiama tutti in causa. Due cose molto veloci sull'intervento di Silvia. Intanto lei ha insistito molto su questa questione del cambiamento. Ecco, io credo che la risposta alla cosiddetta certezza della pena, una delle risposte sia proprio questa, cioè come è possibile che una persona, una volta colpita da una sentenza, quella pena rimanga immutabile nel tempo, dal momento in cui la persona cambia, può cambiare, e quindi necessariamente durante il percorso dell'espiazione della pena non è più la stessa persona che era davanti al giudice del dibattimento quando il giudice ha emesso la sua sentenza. Quindi la contraddizione in termini rispetto alla certezza della pena risiede proprio nella possibilità del cambiamento anche del reo. L'altra questione sulla quale anche ha insistito molto Silvia Beccari è lavorare sui territori. Ecco, anche questo a me sembra un dato estremamente importante, perché molte volte si pensa che la relazione all'interno di un reato, che la relazione sia una sorta di binomio autore di reato, vittima di reato, dimenticando invece che c'è un terzo soggetto grandemente interessato alla dinamica, che è appunto la comunità. E per cui se non agiamo su questi tre, almeno su questi tre soggetti, corriamo il rischio che quel percorso di cambiamento sia vanificato, perché la comunità potrebbe non essere disponibile ad accettare il cambiamento stesso. Prima di sollecitare Mauro Bardi su una curiosità che mi veniva dall'intervento di Giulio Cisamolo, volevo anticipare a Leonardo Campanale, così magari fa un po' di mente locale, ma insomma in queste assemblee con i cittadini avrebbe senso, viene recepito tutto il ragionamento che ha fatto Silvia Beccari sui dati, cioè ha senso per chiarire i termini del ragionamento, dire guardate che chi fa l'intero percorso
all'interno della struttura carceraria delinque per il 70%. Viene percepito in qualche modo anche l'altro dato, che anche quello è un po' un comune sentire: in Italia nessuno va in galera. Quindi i dati oggettivi, io credo, giocano un ruolo che è un po' superiore alla opinione, perché l'opinione per sua stessa natura è discutibile, ma il dato è il dato. E quindi queste sensazioni di impunità generale, no, è una sensazione che nel paese viene colta trasversalmente, e aveva ragione anche Giulio Cisamolo, indipendentemente a volte dal livello di scolarizzazione o dal reddito. È una percezione molto trasversale. Come potrebbe essere recepito invece il dato all'interno magari delle assemblee che l'Associazione Nazionale Collo di Vicinato fa con i propri aderenti, con i propri iscritti? Se vuole prepararsi, diciamo, su questa cosa qui. Invece l'avvocato Bardi, vorrei tornare su una cosa che diceva Giulio Cisamolo a fronte di una mia sollecitazione. Cioè, non esiste la giustizia buona, non esiste la giustizia cattiva, ma esiste la giustizia giusta. Ora, il tema della giustizia giusta, a partire da Aristotele in poi, se lo sono posti tutti, no? E, dal punto di vista proprio del giurista, ha senso di parlare di giustizia giusta? Ci può offrire delle coordinate all'interno delle quali poter collocare questo principio, che certamente è un principio nobile, che rassicurerebbe tutti? O anche questa è affidata, per così dire, ad una speranza vaga, impossibile da realizzarsi, perché la giustizia è comunque un fatto umano? È una bella domanda, molto, molto impegnativa, veramente. Ma io credo che parlare di giustizia giusta abbia in sé sempre un inciampo, un equivoco, una... insomma, qualche cosa che ci può fuorviare. Anche perché giustizia giusta la possiamo utilizzare come termine in modo corretto nell'ambito della amministrazione della giustizia. Cioè, dobbiamo confidare, come dice il nostro articolo 111 della Costituzione, in un giusto processo, cioè in una attività di successione degli atti processuali che siano rispettosi sia dell'imputato che della persona offesa che della parte civile, e che possano garantire il loro diritto alla difesa. Quindi io il concetto di giustizia giusta lo vedo in termini esclusivamente processualistici e esclusivamente tecnici. Successivamente, se vogliamo fare un discorso di carattere più filosofico, qui Luigi mi ha invitato a nozze. Me ne pento. Su questo mi ha invitato a nozze, anche perché io, studiando la filosofia del diritto, ho passato tante concezioni di giustizia. La giustizia romana, la giustizia cristiana, la giustizia borghese, la giustizia medievale, la giustizia del popolo, la giustizia della rivoluzione. Nel momento in cui noi introduciamo un concetto di giustizia, purtroppo non facciamo capo e non facciamo riferimento ad un assoluto, ma facciamo riferimento al nostro concetto di giustizia. Quindi noi, quando diciamo giustizia giusta, coloriamo sempre questo giustizia giusta con le nostre concezioni, i nostri orientamenti, le nostre inclinazioni. Pertanto, al di là di questa materia scivolosa, che è proprio quella della giustizia giusta, io parlerei forse in modo più corretto di giustizia adeguata allo scopo. Perché se noi parliamo di giustizia giusta, siamo ancora, tu hai citato Aristotele, siamo ancora nella metafisica. E noi operatori del diritto e operatori sociali dobbiamo veramente demetafisicizzare la nostra materia e demetafisicizzare i nostri concetti. Il diritto non serve in sé. Il diritto non è l'affermazione di un principio astratto di giustizia metafisico non verificabile e non controllabile. Il diritto e il diritto penale serve a uno scopo, e nel nostro caso serve allo scopo della risocializzazione,
Quindi non parliamo di giustizia, non parliamo della bilancia, non parliamo dei pesi, ma parliamo di una amministrazione della giustizia che sia adeguata allo scopo, alla risocializzazione. E vediamo che la giustizia muraria, o meglio, l'esecuzione muraria, non è sempre adeguata allo scopo della risocializzazione. E parlare di giustizia, di certezza della pena, di giustizia granitica, di giustizia severa, indubbiamente non ci aiuta a raggiungere lo scopo del diritto penale, che è la risocializzazione. Quindi io vorrei veramente riportare il nostro discorso dall'empireo metafisico alla realtà effettuale, alla concretezza, anche sotto certi aspetti all'opportunismo. Il diritto non deve essere caratterizzato da grandi ideali, il diritto deve essere caratterizzato da opportunismo, e l'opportunismo non quello bieco, quello crudele, quello antisociale, l'opportunismo di Jeremy Bentham, l'opportunismo di anche Beccaria, ecco, quell'opportunismo, quell'utilitarismo nobile. E se mi consenti, io ho trovato una definizione in un testo di uno dei miei maestri, che è Luigi Ferraioli, il quale, parlando di certezza della pena, lui considera la pena sotto tre aspetti temporali diversi. Lui parla di predeterminazione della pena ad opera della legge generale ed astratta. Successivamente parla di determinazione della pena ad opera del giudice della cognizione nel caso concreto e nel caso singolo, e poi successivamente parla di post-determinazione della pena, cioè la necessità di rimodulare la pena che è stata determinata dal giudice della cognizione a quelle che sono le finalità che questa stessa pena si è posta. Quindi, anche alla luce di questa, che la trovo veramente illuminante, predeterminazione, determinazione e post-determinazione, possiamo veramente archiviare il concetto di certezza della pena, come lo si intende in termini correnti, in termini di carattere profano. Ecco, poi, se mi consenti, volevo rifarmi a quanto affermato da Silvia Beccari, che ha toccato veramente un nervo importantissimo della sua funzione e ha messo in evidenza un aspetto che io ho sempre pensato e ho sempre preso in considerazione quando, ad esempio, per i miei clienti chiedo la messa alla prova, e dico sempre: la pena muraria è una pena subita, è una pena passiva, mentre invece le misure alternative devono necessariamente presupporre una carica di proattività in capo al soggetto, che non subisce la colpevolizzazione, ma raggiunge un percorso, termina un percorso di responsabilizzazione e si impegna per la comunità. Grazie. A maggior ragione, se noi dobbiamo tenere presente, e mi pare che Mauro Bardi l'abbia detta con la solita chiarezza, se dobbiamo tenere presente la giustizia come qualcosa di adeguato allo scopo, mi pare fuori discussione che dobbiamo appunto abbandonare definitivamente questa idea della cosiddetta certezza della pena, che resterebbe invece l'unico monolite circondato da un sistema che invece per sua stessa natura è dinamico, cambia, perché anche Bardi ha fatto riferimento ai diversi momenti e ai diversi criteri di giustizia. Per cui, insomma, mi pare che questa discussione di oggi pomeriggio si sia sufficientemente incanalata nel fornire elementi importanti per vanificare l'ossessiva ricerca della certezza della pena. Detto questo, volevo sollecitare Campanale sulla riflessione che gli facevo prima, cioè se ha senso e come eventualmente potrebbe essere recepita dall'Assemblea, dalle persone che frequentano gli incontri organizzati e promossi dall'Associazione Nazionale Controllo di Vicinato, su questi dati che ancora una volta sono molto poco opinabili proprio perché numeri. Ti ringrazio della domanda. I numeri non cambiano i pregiudizi della gente. Ricordo un paio d'anni fa, con l'avvocato Bardi,
l'ho trascinato in un'assemblea in una cittadina di provincia e lui, ricordo che tirò fuori queste statistiche proiettando, dicendo guardate, chi accede a pene alternative ha una recidiva più bassa, beh, siamo stati fischiati praticamente. E devo dire che in quell'assemblea non erano, come dire, presenti, degli ignoranti, c'era rappresentato tutto il paese, c'era l'avvocato, c'era l'operaio, c'erano più o meno tutti, no? Mi permetto di intervenire, mi auguro che possiate continuare in questo intento di portare in giro i numeri, perché un altro dei motti della professione giornalistica è che se dici che hai visto un asino volare non ci crederà nessuno, ma se dici che ne hai visti 27 volare, qualcuno ci crederà. Certo. Ma diciamo che questa cosa dei numeri, secondo me, anche su questa piccola esperienza che abbiamo avuto con l'avvocato Bardi, non funziona. Guardate, alla gente comune mancano i fondamentali, cioè manca proprio la base, cioè le persone non sono in grado di distinguere tra un arresto e una pena detentiva dopo il processo. Cioè, i discorsi che stiamo facendo, che trovo affascinanti, sono distanti anni luce dalle persone comuni. Le persone comuni non sanno distinguere. La reazione più semplice è, ma come? Hanno arrestato quel ladro in flagrante. Deve restare in galera? Cioè, ma in che senso? Deve restare in galera perché se è in flagrante, cioè, si vede che ha rubato. Cioè quando il giudice dopo il resto cioè, rilascia la persona in attesa poi di fare il processo, questi dicono è inconcepibile, ma tu dici guardate che il giudice deve, se non c'è rischio di fuga, di reiterazione del reato o di, la terza non me la ricordo, il giudice... Inquinamento delle prove. Inquinamento delle prove, grazie Luigi. E il giudice deve rilasciarlo. Cioè nel sentire comune non c'è questa raffinatezza. Le persone sono, scusate, è brutto, le persone sono vendicative, sono frustrate. Per cui gli slogan come la certezza della pena risolve, ma fa presa tantissimo tra le persone comuni, tantissimo. Tant'è vero che questa richiesta la troviamo continuamente nelle assemblee. Guardate, non vi parlo di persone semi-analfabetiche, parlo di persone di qualunque estrazione sociale e di qualunque livello di istruzione. Perché? Perché fa presa, perché è semplice. Certo, certezza della pena, è chiaro, uno non sta in galera, tanto il paese di Bengodi, uno poi diciamo, commette un crimine, tanto poi se ne va a spasso. E questo è il livello, cioè io credo che bisogna, come associazione vorrei prendermi questo impegno, bisogna proprio iniziare una campagna di alfabetizzazione, verso spiegare come funziona un processo. Ricordo che con Mauro ne abbiamo parlato, dobbiamo spiegare alle persone perché un giudice rilascia una persona, perché deve rilasciarlo. Ecco, l'unica cosa che possiamo fare è educare, uso un termine un po' grosso, educare le persone, cioè dare i fondamentali. E magari su quei fondamentali si possono poi fare dei ragionamenti, si possono anche portare i numeri. I numeri da soli non funzionano, perché la gente è piena di pregiudizi. Io l'ho sperimentato nella nostra attività, 10 anni di assemblee pubbliche, viene sempre fuori quello che dice sì, però alla fine... E tutti applaudono, io rimango ovviamente lì con i miei numeri proiettati, ma senza alcuna altra argomentazione. Perché bisogna veramente, come dire, fare come dire, una campagna educativa verso le persone. In ballo, perché mi pare che l'intervento, quest'ultimo intervento di Campanale, ancora una volta, come dire, abbia fatto riferimento al livello di informazione generale che c'è nel nostro paese. Io volevo scendere ancora più in particolare. Allora, nel fornire le notizie, perché tu prima hai fatto un'affermazione, no, che è frutto appunto della teoria generale della comunicazione, la buona notizia non fa vendere, però la notizia sbagliata non è né buona né cattiva, è una notizia semplicemente sbagliata che chiama in causa anche una sorta di deontologia professionale. Ora, quando in un articolo di giornale o in un servizio televisivo o anche, non ne parliamo poi di quello che si sta determinando con i web, con le reti, insomma, e via discorrendo, io noto sempre che c'è una, ecco, io la chiamo miope perché non posso indicare responsabilità né dolose né colpose, ma insomma c'è una sorta di confusione. L'arresto viene confuso con il fermo, la prescrizione viene confusa con l'assoluzione, nessuno fa riferimento alle diverse tipologie di assoluzione che non significano tutte la stessa cosa. Quindi al di là della buona o della cattiva notizia, ma c'è oggettivamente o è una mia percezione priva di qualsiasi fondamento, c'è anche una approssimazione miope nel riferire notizie che non sono più esclusivamente di cronaca nera, perché gran parte del malaffare in questo paese, anche questo tocca ricordarlo, ormai riguarda l'alta finanza e la politica. Quindi
non è più soltanto il giornalista di cronaca nera, come veniva definito un tempo, che fornisce notizie di questo genere, ma a volte sono dei fondi editoriali anche di grandi firme, e in questi fondi la confusione terminologica, che proprio perché si parla di diritto non è soltanto una confusione lessicale, ma è una confusione che ingenera un falso sentire. Questa questione all'interno della categoria viene sollevata, viene sentita come una questione, o invece, come dire, si procede ognuno in ordine sparso senza tener conto della precisione con la quale alcune notizie devono essere date? Mi stavo riallacciando già in autonomia a quello che diceva Leonardo, a quale mi permetto di dare del tu, perché in realtà sento molto vicino la questione formazione, alfabetizzazione, diciamo formazione di un senso critico nei confronti di chi debba interpretare la realtà e lo faccia attraverso i mass media, i mezzi di comunicazione. E anzi, io credo che l'associazione faccia un grandissimo lavoro di formazione, quindi l'invito anche in questo caso è quello a continuarlo, perché veramente se ne sente il bisogno. Ci sono responsabilità della mancata formazione nei comunicatori? Sì. A volte questo viene utilizzato, e io credo che sia stato anche creato nel corso del tempo una sorta di cuscino che non è troppo ha dentro certi argomenti. Dall'altro canto però c'è una responsabilità della categoria, nel senso che c'è mancata formazione all'interno della categoria? Sì. Un aneddoto personale, facevo riferimento prima ormai al oltre decennio che ho trascorso nelle aule di tribunale. Quando ho iniziato ero particolarmente orgoglioso perché nella città in cui mi trovavo ero il cronista più giovane che si era mai occupato di cronaca giudiziaria. A 15 anni di distanza continuo ad essere il cronista più giovane che si sia mai occupato in quella città di cronaca giudiziaria. Cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è ricambio? Vuol dire che non c'è investimento? Vuol dire che il mondo del lavoro giornalistico è cambiato? Sì, sì a tutto questo. Nel frattempo abbiamo visto partire il glorioso, il grandioso sistema della formazione professionale obbligatoria per gli iscritti all'ordine, questo nume tutelare che dovrebbe garantire una qualità dell'informazione per il popolo italiano. In realtà negli ultimi anni io ho visto ben poca formazione specifica per quanto attiene l'ambito giuridico, ma ricordiamoci che l'ambito giuridico di un giornalista non è così articolato come quello del giurista. Parliamo di elementi di diritto penale, elementi dal codice penale, dal codice di procedura penale. Non si richiede di fare l'attività, la vita sul campo, perché ricordiamoci che quello del giornalista sostanzialmente è un mestiere, quindi si impara dalla strada. Non si chiede più ai giornalisti di essere così specialisti, ma mancano proprio le basi. Quindi quando Luigi mi domanda se è tollerabile, no, che negli articoli ci siano gli errori molto molto banali, tra arresto, convalida dell'arresto, scarcerazione, in attesa del giudizio, tanta tanta confusione. È legittimo trovarli nei fondi? Quindi quando parliamo di articoli che vanno oltre la cronaca è ancora meno legittimo, e ahimè, ennesimo caso in cui mi tocca scomodare il termine che ho già plurime volte abusato poco fa, che è quello di malizia. Io temo che non posso pensare che certe penne del giornalismo italiano pecchino di ignoranza, temo piuttosto che arrivino a peccare di dolo nell'utilizzarla. Quindi sì, è un'altra grandissima piaga alla quale io non ritengo di dover sottrarre la categoria, e purtroppo credo che sia, temo che sia una piaga alla quale non si sta mettendo giusta attenzione e tantomeno riparazione. Quando si parla di certezza della pena, ci si rivolge esclusivamente all'offender, esclusivamente al criminale, e si dimentica quella che è la parte debole, quella che è la parte trascurata. Quindi ci si trova di fronte ad un grave deficit di sensibilità nei confronti della vittima, di sensibilità vittimologica. Non deve passare il principio, non deve passare il discorso che la pena serve a sanare il dolore, la sofferenza, il danno che la vittima ha subito, perché la vittima è estranea alla pena.
La vittima richiede una presa in carico che non ha nulla a che fare con l'esecuzione penale, con la galera, con il buttiamo la chiave. La vittima ha bisogno di una presa in carico delicata, empatica, che sia in grado di individuare e intercettare le sue esigenze. Ecco, volevo chiudere perché altrimenti il discorso della certezza della pena si incentra esclusivamente sull'offender, quando invece sappiamo che nell'ambito del diritto penale e nell'ambito della criminologia c'è un offender, però c'è anche una vittima. E vorrei porre proprio questo quesito finale: la pena a cosa serve alla vittima? Secondo me la pena alla vittima serve a zero. Però, Bardi, non bisogna dimenticare nella concretezza, non bisogna dimenticare che magari è una risposta immediata, però le cose stanno in maniera diversa sul campo, perché chi ha subito un reato in maniera diretta o indiretta, penso ad esempio ai sopravvissuti di un omicidio o a chi ha subito un grave danno patrimoniale, è innegabile che la richiesta, la prima esigenza di questa vittima sia quella di vedere punito l'autore del reato che lo ha colpito. Quindi io sposterei le argomentazioni non chiamando in causa direttamente la vittima e facendo in modo che la vittima possa legittimamente chiedere la prima soddisfazione, che è quella della punizione del colpevole, e in un secondo momento far entrare invece in campo tutte le forze delle quali abbiamo parlato questa sera, che possano mitigare questa richiesta. Ma è innegabile, per uscire fuori dagli schemi e rientrare su un terreno della concretezza, è innegabile che la prima richiesta, forse inconsapevolmente, che la vittima fa è quella di vedersi riconoscere l'autore del reato e che l'autore del reato sia punito rispetto al reato che ha commesso. Quindi ecco perché sarebbe adesso fin troppo lungo coinvolgere nuovamente Cisamolo, ecco perché è doloso quando il giornalista intervista un familiare di una vittima, perché è naturale che la richiesta sia quella, ma si alimenta appunto questa ossessione sulla certezza della pena, come però abbiamo detto un po' tutti in maniera, mi sembra, estremamente chiara, non ha poi tanta ragione di esistere, né da un punto di vista ordinamentale, da un punto di vista della filosofia del diritto, né da un punto di vista fattuale, per le cose che ci raccontava Beccari. Dobbiamo però risolvere il grosso problema che ci poneva invece Leonardo, cioè che tutto questo ha un impatto davvero poco incisivo rispetto al comune sentire dal quale siamo partiti con la proiezione dei nostri film. Rispetto al discorso delle vittime dovremmo fare un altro incontro appositamente, nel senso che noi comunque abbiamo iniziato a lavorare anche con le associazioni delle vittime. Ecco, abbiamo iniziato a lavorare anche con le associazioni dei familiari delle vittime, quindi dovremmo proprio ragionarci, non lo tocchiamo, ma dovremmo parlarne a lungo, insomma, di questo. L'altra cosa invece che diceva l'associazione nazionale, non mi ricordo più il tuo nome, era che i dati non cambiano l'opinione della gente, e questo è vero, però forse perché anche noi non so fino a che punto sappiamo trasmetterli in maniera pertinente, cioè voglio dire, io credo per esempio che chiaro che se sono io, servizio della giustizia, che parlo dei dati, credo che non sposto niente. Se sono io, insieme alla comunità con la quale faccio delle cose, proprio metto in atto questi percorsi, insieme alle persone che sono loro stesse parte di questi percorsi, forse qualcosa inizio a spostare. Per esempio, penso a tutte anche le nostre azioni di sensibilizzazione, che non le facciamo noi come servizio della giustizia, ma che le facciamo insieme a tutti gli attori della comunità, per cui ognuno porta anche qual è il ritorno nella comunità di azioni di responsabilizzazione dell'autore di reato. Forse dobbiamo anche cambiare la modalità con la quale trasmettiamo i nostri stessi dati. Allora, abbiamo, Luigi, alcune domande. La prima è del signor Osvaldo da Pos, che dice: desidererei sapere in che modo il concetto di pena includa o comporti quello di punizione.
Poi continuo con una considerazione. Penso che la punizione sia una manifestazione di vendetta piuttosto che di giustizia, dal momento che la punizione non ripara nulla del male commesso. Sarebbe importante la certezza della riparazione, cioè chi ha fatto un male o messo in pericolo qualcuno deve, nei modi possibili, compensare il male fatto o probabile. Sì, infatti, ma mi sembra quello del professor Dapos un intervento molto, molto azzeccato e anche molto fine. Lui parla di punizione. Del resto, se noi scorriamo il nostro codice penale, vediamo che è composto da articoli nella sua parte speciale, dove si dice che chi commette questa cosa è punito con la pena. E fino a quando non cambiamo sia questa formulazione letterale, che anche quando non cambiamo il peso semantico che questa formulazione letterale ha, purtroppo non ne usciamo. Anch'io mi sono posto da studioso del diritto sempre il problema di questo punito, punire. Punire. Però dobbiamo cambiare anche il vocabolario e diciamo che uno spunto piccolo, piccolissimo, c'è il nuovo codice il codice di procedura penale attuale prevede non soltanto dei casi in cui si punisca, ma dei casi in cui la pena venga applicata, ad esempio a seguito del patteggiamento. Ecco, magari possiamo ragionare in termini lessicali di transitare dalla punizione alla applicazione. Con un paio di commenti che arrivano da Isabella Pallone, la quale dice sarebbe utile un aggiornamento periodico sui dati, questo commento arriva subito dopo l'intervento di Silvia Beccari, quindi trovare le modalità immagino per periodicamente aggiornare la comunità, gli operatori sui dati. E poi ce n'è uno successivo, sempre di Isabella Pallone, che dice e quando una persona viene portata all'onore della cronaca e poi dopo un processo di anni in cui non si viene a una condanna, non avvengono scuse pubbliche? Non avvengono scuse pubbliche? No, perché non ci sono mai colpevoli da parte dell'informazione. Questo, le scuse presuppongono sempre una colpa, se non erro. Ma al di là della battuta, quando a distanza di anni interviene una buona notizia a seguito di quella cattiva notizia che è stata origine della questione, succede che il tempo trascorso sia troppo grande, quindi la notizia non sia più di interesse, non venga ritenuta di interesse perché è una buona notizia, come dicevo prima, quindi non ha senso. A esplicita richiesta del legale diventa un trafiletto invisibile che a malapena il protagonista sa trovare tra le pagine. L'unica cosa in cui si può spiegare, in cui la vittima in questo caso della stampa può sperare con i nuovi mezzi è quello che si chiama il diritto all'oblio, ovvero facendo richiesta esplicita di cancellazione può sperare che tutto quello che è stato scritto e che a fronte di un'ultima assoluzione, di un'ultima decisione a lui favorevole è diventato falso, concedetemi il concetto, può sperare che questa richiesta venga recepita e venga cancellato dalle memorie, dove altrimenti sarebbe sempre facilmente reperibile. Basta digitare su Google nome e cognome di chiunque sia mai stato oggetto di notizia e appare. Può sperare nella cancellazione. Il sistema, ahimè, non concede una riparazione, per così dire, non prevede un meccanismo riparatorio che sia adeguato. Ovviamente da deontologia questa si potrebbe inquadrare tra le rettifiche che per la stampa dovrebbe avere la stessa dignità, lo stesso spazio, la stessa visibilità della notizia originale. Belle parole, le solite belle parole. Concludo con l'ultimo commento che è arrivato dal signor Omar Meneghello, che dice le associazioni di varie vittime di reato hanno fatto campagne che hanno portato al peggioramento della legislazione penale, esempio legge sulle lesioni stradali. Questa è una considerazione, non so se qui qualcuno vuole... No, se posso, perché mi sembra una notazione estremamente fine ed estremamente azzeccata, che però non corrisponde nel contenuto alla completa realtà. Il signor Meneghello parla di associazioni varie di vittime di reato ed è necessario distinguere tra le associazioni delle che si occupano di vittime di reato che chiedono l'inasprimento
delle pene, come è avvenuto, come signor Meneghello ha giustamente citato, per quanto riguarda l'introduzione dell'omicidio stradale o delle lesioni stradali, e io le chiamerei associazioni di un certo tipo. E poi esistono le associazioni che si occupano delle vittime di reato e che operano, come ad esempio l'Associazione Libera, alla quale mi onoro di appartenere e con la quale mi onoro di collaborare, le quali operano sulla base dei principi che sono stabiliti dalla direttiva 29/2012 dell'Unione Europea. E questa direttiva, che introduce in modo molto chiaro, in modo anzi molto prolisso talvolta, il concetto di statuto europeo della vittima di reato, non fa in nessun luogo riferimento all'inasprimento della pena. Quindi io vorrei distinguere anche con decisione tra le associazioni di vittime di reato che perseguono una politica di inasprimento delle pene, che sono associazioni, mi permetto di dire, spurie, e associazioni che si occupano di vittime di reato sulla base della direttiva 29/2012, le quali si occupano e si focalizzano esclusivamente sulla vittima, sui suoi bisogni, sulle sue necessità, e si occupano di accompagnare la vittima nel percorso giudiziario, senza mai chiedere pene severe e senza mai, come usando una metafora, insaponare il cappio, insaponare la corda, se mi si passa questa espressione. Io, prima di salutare e ringraziare davvero, insomma, sia le persone con noi collegate e a maggior ragione i nostri ospiti relatori, volevo però bilanciare un po' quest'ultimo intervento dell'avvocato Bardi. Non che io non sia sulla stessa lunghezza d'onda rispetto a cosa fanno di diverso le associazioni che si occupano delle vittime di reato, quali sono le diverse finalità. Io però ritengo che nemmeno si possa criminalizzare un'associazione vittime di reato che punta sul vivo, no? La prima reazione istintiva è quella di chiedere la punizione del colpevole. Ecco perché è importante tutto quel livello di democrazia intermedia, tutto quel livello di strutture intermedie, tra i quali l'ufficio penale esecuzioni esterne, tra i quali il giudice di sorveglianza, le associazioni di categoria e quanto altro, tutto questo mondo variegato che è una camera di compensazione delle esigenze immediate che chi ha subito un reato rappresenta. Quindi, come dire, insomma, teniamo presente che l'argomento, per noi semplice da affrontare nella sua complessità, non lo è altrettanto se noi solo per un momento ipotizziamo di poterci trovare nella malaugurata condizione di essere vittime dirette o indirette di un reato. Quindi va benissimo creare appunto queste strutture, va benissimo puntare sulle cose che abbiamo detto e che ci siamo raccontati, ma io non affonderei la lancia nel costato anche di chi un reato comunque lo ha subito. Insomma, ecco, volevo soltanto bilanciare perché il tuo intervento poteva essere letto. Sì, no, Luigi, hai fatto benissimo. Però se mi permetti, giusto per come chiosa finale, tu hai parlato di dato istintuale, di dato pulsionale. Siamo esseri umani razionali e dobbiamo superare gli istinti, certo, e le pulsioni. Infatti ci almeno penso. Io vorrei un'umanità che agisse con il cuore e con la testa, cuore infatti, e testa, e abbandonasse le pulsioni, perché le pulsioni ce le ha il mio gatto. Ma è il mio gatto. Chi ci aiuta in questo, però il tuo gatto non ha un mondo di riferimento istituzionale cui appunto appoggiarsi. Noi per fortuna ce lo abbiamo, e insomma questa sera è venuto fuori uno spaccato di questo mondo vagamente istituzionale, in qualche caso certamente istituzionale, come l'ufficio esecuzioni penale esterna rappresentato qui da Silvia Beccari. In altro caso abbiamo associazioni meritevoli come quella di Leonardo Campanale, l'Associazione Nazionale controllo di vicinato. Abbiamo avuto la testimonianza di un giornalista libero, no? Perché si è espresso con grande onestà intellettuale e non sempre questo accade.
l'avvocato Mauro Bardi dell'Associazione Libera, Angelo Puccia che ha fatto un po' da regista per questo nostro incontro, le persone collegate. A me non resta davvero altro se non ringraziarvi tutti, sperare che si possa presto, come diceva Leonardo, anche incontrarsi di persona, ma altrimenti io credo che Angelo Puccia, come presidente di Libera, possa impegnarsi adeguatamente per fare in modo che altri incontri possano avvenire su altre tematiche utilizzando le piattaforme che la tecnologia ci mette a disposizione. Grazie a tutti, buona serata. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Grazie davvero. Grazie a tutti, grazie. Grazie. Buonasera.